che parli? Dicevamo, io ho 60 anni e prima avevo qualche problema di udito. Nonno, abbassa! Abbassa! Scusa. Capita. La buona notizia è che una soluzione c'è. Io l'ho trovata in uno dei 480 centri specializzati Amplifon. Mi hanno fatto un controllo dell'udito completo gratis e hanno trovato una soluzione acustica adatta alle mie esigenze. L'ho provata comodamente a casa per 30 giorni, sempre gratis, e poi ho deciso di comprarla. Con Amplifon ho potuto pagare a rate, a partire da 35 euro al mese. Regolazioni, assistenza, pulizia, è tutto compreso nel servizio, per sempre. Ci torno tutte le volte che voglio. Anche con amici. Ciao Claudio. Buongiorno Vittorio. Claudio vorrebbe il suo aiuto. Ci penso io. Questi sono specialisti seri, gli unici con 60 anni di esperienza. Prendi un appuntamento nel centro Amplifon più vicino. Chiama il numero verde o vai sul sito. Giochi con me? Sì. Se senti meglio, vivi meglio. Siamo con Angelo Migliorisi della segreteria della CGIL di Ragusa, sindacato che in questi giorni ha seguito con attenzione il problema dell'acqua, del regolamento dell'acqua, delle tariffe. Ieri ne ha discusso il Consiglio Comunale e chiediamo appunto a Angelo Migliorisi un giudizio su quello che è stato deciso ieri. Ma dal dibattito del Consiglio Comunale di ieri e dal parere legale che l'amministrazione comunale aveva richiesto e che è stato oggetto del dibattito di ieri, si conferma che l'azione di denunzia portata avanti dalla CGIL di Ragusa aveva ed ha un fondamento. Quello che emerge con chiarezza, che è emerso con chiarezza, è che la retrodatazione nel fissare le tariffe idriche è un atto illegittimo. Non si può pensare di fare pagare ai cittadini 4 anni di arretrato per quanto riguarda la modifica delle tariffe dell'acqua. Mi auguro che effettivamente ci sia a Ragusa una televisione abbastanza seria, una televisione che faccia capire, dire ai cittadini come stanno le situazioni locali a livello di comune, di provincia, cioè una televisione che parli prettamente delle realtà ragusane. Secondo me questa televisione deve dare, innanzitutto deve essere veramente di informazione alla cittadinanza di Ragusa, che fino a questo momento tramite la stampa locale è completamente disinformata e male informata, diciamo proprio, questo è il termine giusto. Poi deve essere una televisione ad ampio respiro, devono essere molto ben curati i programmi di natura culturale e anche deve un po' andare a vedere tutti quei problemi che nella città di Ragusa ci sono e quindi portare questo contributo alla cittadinanza. Cosa ti aspetti da questa televisione, da questa nuova emittente locale? Mi aspetto qualcosa di alternativo alle televisioni locali, alla RAI. Signor Carnevolla, consigliere del Consiglio di Quartiere di Marina di Ragusa, ma quando vi siete accorti di questa marea nera qui nelle vostre spiagge? Io personalmente da un'ora sono arrivato a casa e mi hanno detto che c'era un inizio di disastro ecologico, quindi appena da un'ora. Non sapete da chi possa provenire? Cioè, è chiaro che venga qui dalle nostre coste, se da petroliera o dalla... Non si può stabilire se proviene dalla piattaforma, può venire dallo scarico di una petroliera. Però al lume di naso non era mai successo prima della presenza di questa piattaforma che si verificasse delle tracce così consistenti di petrolio, quindi non posso stabilire, non è le mie competenze, però lascia supporre una certa immaginazione. Chi ha buone orecchie ascolti. Grazie. Mattei, presidente del Consiglio di Quartiere di Marina di Ragusa, lei si è accorto di questo disastro quando? Questa mattina.
verso le 11. Però c'è da considerare una cosa. Questo è l'aspetto più eclatante di tutto dello sfacelo ambientale che abbiamo nella zona. Ma il consiglio di quartiere, di cui io sono il presidente, ha messo in evidenza questo problema da parecchio tempo. Prova evidente ne è i vari manifesti che abbiamo fatto e che abbiamo inviato all'amministrazione, compreso l'amministrazione provinciale. E questo è visibile, lei ne può prendere visione, ci sono in piazza e basta. Il signor Carratello, che è di Santa Croce Camerina, ma è cittadino statunitense, e qui a Marina si dice sia stato il primo ad accorgersi di questo quasi disastro, anzi senza quasi, disastro ecologico che ha colpito la riviera ragusana. Lei si è accorto di tutto questo quando? Ma io stamattina, perché in genere dopo che mi alzo e prendo un po' di caffè esco e guardarmi in giro più o meno. Come dicevo, appena da poco residente a Marina di Ragusa, mi interessano anche per ragioni di esperienza, ecco, diciamo. Appunto, perché lei ha esperienza nel campo? Nel campo mi interesso di questa situazione, per cui a titolo ora come ora prettamente personale, insomma, mi faccio una girata, vado a vedere la spiaggia, eccetera. Da alcuni giorni io facevo, insomma, mi guardavo in giro. È quasi una settimana che ci sono state delle attività con la piattaforma che hanno da fare col bruciare delle scorie, dei residui, del gas di eccesso, diciamo, della trivellazione. Stamattina, mentre camminavo, mi sono trovato in spiaggia e ho scoperto quello che ho scoperto, insomma, chiazze di petrolio ben visibili, depositate sulla sabbia, sull'arenile. Per non dire di chiazze di petrolio ben visibili sugli scogli. Bene, siamo con l'ingegnere Franco Antoci, il sindaco di Ragusa, al quale chiediamo subito il problema del giorno. Lei stamattina è stato avvisato di un disastro ecologico a Marina di Ragusa, è stato avvisato qui a Ragusa ed è sceso, come sappiamo, subito nella frazione marinara. Cosa ha fatto, è arrivato lì? Ma diciamo che è arrivato un fonogramma da parte del presidente del consiglio di quartiere di Marina, che segnalava che nella nottata si era avuto sulla costa un deposito di materiale che era senz'altro di natura petrolifera, era un po' di greggio. Quindi io, oltre che scendere a Marina, ho anche avvisato il medico provinciale, che è il presidente della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente, e l'ufficiale sanitario, il prefetto, in modo che si potessero un po' constatare direttamente quali erano i guasti provocati da questa fuoriuscita di greggio. Siamo stati là a Marina, abbiamo trovato del materiale sulla spiaggia, sugli scogli. Con noi Pippo Pumino, segretario cittadino del Partito Comunista. Come vedete, è al suo tavolo di lavoro, sta preparando un comunicato stampa, non sappiamo, un manifesto che riguardi il disastro ecologico che oggi pomeriggio abbiamo filmato a Marina di Ragusa. A lui chiediamo cosa sta scrivendo in questo comunicato. In questo momento io mi stavo accingendo, ma anzi sto completando un'interrogazione da presentare al Comune di Ragusa per richiedere alcuni chiarimenti al sindaco in merito a questa vicenda, che non è la sola, è tantomeno la prima, forse una delle più gravi che si sia verificato in questi anni per quanto riguarda l'inquinamento del mare della nostra costa. Chiaramente questo di questi giorni, perché pare che si sia verificato tra ieri e oggi, secondo me può prefigurare il disastro ecologico che in futuro, ove non si interviene con incisività e con responsabilità, può verificarsi appunto questo disastro ecologico nel nostro mare, nel nostro ambiente. Quindi è chiaro che il sindaco deve fare tutti i passi necessari perché intanto si vada ad apparare la vera causa della fuoriuscita di questo petrolio, dall'altro di un interessamento, quindi di interessare anche gli organi competenti regionali, dall'altro di richiamare, di convocare i responsabili delle autorità concessionarie per le ricerche petrolifere sul mare, perché si possano avere assolute garanzie che fatti di questo genere non abbiano più a verificarsi. Conclusa l'intervista col segretario del Partito Comunista Pippo Tumino, ci troviamo nell'ambito sempre della Federazione Ragusana del Partito Comunista, per l'esattezza nella segreteria della FCC.
Questi che vedete sono giovani comunisti, una parte della segreteria della FIGC. Voi avete saputo, forse solo da pochi minuti, quello che è successo a Marina. Quali, cosa avete intenzione di fare? Ma noi innanzitutto crediamo che questo sia un fatto gravissimo per la nostra provincia, in quanto siamo convinti che oggi parlare di sviluppo, in ogni caso parlare di ripresa economica della nostra provincia, non può essere e non può sicuramente farsi senza un reale uso del territorio. Questo significa ancora una volta un attacco indiscriminato al territorio ragusano.